Ma perché? Guardalo, mi fa troppo bene. Oggi due ospiti al mio fianco, gli UFO Zero 2, perché sono due, Luca e Alessio. Ciao ragazzi. Chi è Luca e Alessio? Lui è Luca e tu sei Alessio. Bravo. Colucci e Charlotte. Come facevo a saperlo? Ma proprio. Chi non li conoscesse, loro sono due content creator che producono video divertenti. Ci proviamo di essere. Ma raccontatemi un po', dove siete nati? Allora, io sono nato proprio, cioè, da dove nascono un po' tutti. Ok, dalla Fregna, ma il luogo? Mi sembra che fossi in ospedale, mi sembra. Va bene. Forse lui voleva sapere più in proprio, capito? Ma perché sei troppo intimo? Vabbè, Napoli. Originali di Napoli. Cioè, io so tutto. Come sei? Fare domande, lo sa. No, è per vedere se lo sapete anche voi. Come quando telefoni all'operatore, giusto, dice: lei quando è nato? Mi dai il suo codice? Originari di Napoli, nati e cresciuti a Napoli, vi siete trasferiti a Milano da quando? Febbraio 2020. Voi avete iniziato a fare i vostri contenuti sul web, però quando eravate ancora a Napoli, giusto? Sì, esattamente, sì. Sul balcone di casa mia. Fuori dal balcone. Praticamente abbiamo fatto questo primo video che ci andò a virare, che era quello là del 5 euro a un barbone, no? Ok. E lo facemmo sul balcone di Luca, ma così quasi. Noi perché no, più che altro perché volevamo essere professionisti, no? Con il professionismo abbiamo detto il barbone si trova per strada. In casa non, l'unica cosa più simile alla strada forse il balcone. Anche perché se avete iniziato il 2020 non è che potevate andare per strada, capito, questo video andò virale e Luca disse: ma perché non lo facciamo in tanti altri modi? Okay. E noi per 6-7 mesi abbiamo fatto lo stesso video sullo stesso balcone, cambiando le battute in tutti i modi possibili. Bellissimo. La gente è impazzita, adorava. E noi ormai sono mesi che non facciamo più questo format. Sì, vabbè, sì. Ancora ci chiedono: ma quando lo fate? Infatti ogni tanto è un po' nostalgico, ritorno. Certo, avete un modo di parlare, appunto, questo accento. Diciamo che adesso è quello con la voce un po' più particolare. Sì. Io ho una disfunzione alla corda vocale destra. Ok. Vedi se sacito. Destra. Quando mi sono fatto la prima volta la visita, il dottore dice: no, tu hai dei polipetti, perché, cioè, mette la pistola e vede tutti la pesca, che cazzo, entrano dal naso, no? Sì, confermo. I polipi, sì. Ma non entrano subito, vanno a tentacoli. Madonna, iniziamo. Ma che dobbiamo fare? Durante il mio vigore, cioè quando sono diventato ometto, una corda vocale non si è indurita ed è rimasta che una non si chiude praticamente, e quindi produce un po' questo effetto rauco. Ma tu parli con una sola corda vocale. Hai provato a usare quelle consonanti? Però secondo me, cioè, potevi farlo. Ma devi provare ogni tanto. È la prima volta che abbiamo una vera e propria spiegazione riguardo a una particolarità vocale di un ospite, perché molti dicono: parlo così. Invece, hai fatto un esame per capire come mai ci fosse questa cosa. Parlavo con le persone e tutti quanti mi dicevano: ma che so? A un certo punto iniziano a pensare che magari la tua voce era strana. Allora, nel senso, no, volevo dire, unica si dice. Mamma mia, ma è per maluccio. Napoletani veraci, voci caratteristiche. Di Napoli. Sì, come, le vongole. Quindi immagino che a casa vostra si parlasse dialetto. Sì. Cioè, oddio, mia mamma era una professoressa, quindi ci teneva molto all'uso di un retto italiano. Almeno io personalmente sono cresciuto un po' in mezzo alla strada, quindi mi era un po' particolare parlare sempre in italiano. Schiaffi a morire quando poi a casa non si doveva parlare. Ma diventi troppo volgare, poi è brutto, e là tipo schiaffetti sulla lingua. Arrivano mamma, non sono Ivan! Ero sì. Ma dove sono i vestiti? Ecco. Sono nel cassetto. Capito? Bellissimo. Era giusto. Professoressa di? Francese. Ah, perché non per cazzo su italiano? Ce ne pape pape. Hai capito? C'è un ballet papà. Ce ne pape pape papà. Ciliegie rosse su cose dolcissime ciliegie. E tu a cosa pensi? A me! Potresti pensare alla campagna, all'estate. E pensi a me? Pensi a Knuckles? Fammi uscire dalla tua mente, folle. Io ho da fare là fuori. È incredibile, vero? Sì, è proprio il sapore di cola. Chi l'avrebbe mai detto? Eppure stai bevendo acqua. Magia? No, è il pod.
Sì, il profumo di cola inganna il tuo cervello. Questi umani che hanno inventato i rap mi hanno sorpreso. Sono talmente evoluti che potrei risparmiarmi. Pensavi davvero di bere un virgin mojito in spiaggia? Sciocco, è un'illusione. Stai vivendo un sogno. Ne vorresti ancora, vero? Con altri gusti, magari. Beh, è qui sopra un QR code. Cosa aspetti? Vabbè, mi insegnate qualche scioglilingua, un modo di dire napoletano. Ah, cioè, il classico ricetto pappice vicino a noce. Ricetto pappice vicino a noce, rammo di imbaccata, spertosa. Ricetto pappice vicino a noce, rammo di imbaccata, spertosa. Buona, però c'è la classica cosa di non napoletani che non hanno il tespertoso, non tespertoso. Ricetto pappice vicino a noce. Ricetto pappice vicino a noce. Rammo tiemba che tespertoso. Però guarda, è bravissimo. Grazie, bravissimo. Bravo. Che vuol dire? Disse il pappice. Il pappice dovrebbe essere tipo il verme. Bravo. Disse il pappice alla noce: dammi il tempo che ti apro. Che ti foro. Una questione sul te. Capito che la perseveranza premia. Ti foro. Non ti foro. Ma andiamo avanti. Ora, sarebbe bello provare anche con Luca a farvi dimenticare il napoletano. Dicevo. E quindi. A me non mi piace sto fatto. Poi torno normale. Dopo non lo sei mai stato. Dopo tornerai a parlare italiano. Io vorrei vedervi discutere, disquisire, perché si sa tutti, no? La litigata, il napoletano siamo molto forte, siamo no? Cioè, pronto ad ammazzate prima a buscà. Beh, bellissimo. Pronto a picchiarti prima di prenderle. Esattamente. Fantastico. Ma io vorrei che adesso voi litigaste in un corretto italiano, invece. Mi piacerebbe molto che voi usufruiste della lingua madre. Non potete usare i classici insulti e parolacce. Vaffanculo, stronzo, no, per favore. Dovete essere eleganti e forbiti, qualunque cosa vi diciate. E prima di controbattere all'offesa del vostro interlocutore, dovete ringraziare. Ok, grazie. Sì, grazie. Sei il solito maleducato che non cambia l'asciugamano delle mani quando è tutto bagnato. Grazie. Quell'asciugamano io non lo utilizzo. Se lo utilizzi tu e non basta per conferma. Se lo utilizzi tu, forse è meglio se lo cambi. Allora stai in silenzio. Prima di grazie. Grazie. E grazie due volte perché non ti ho ringraziato. Grazie. E mi sono dimenticato cosa. Grazie, ma devi stare in silenzio quando parli con me. Perché prima devi lavarti i denti. Perché devi avere un fiato, un alito profumato quando parli con me, capito? Sto traducendo delle cose non volevo. Questo voglio io. Però io non litigo, no? Io non litigo, è buono. Buono. No, perché se no picchiano. Ma è sempre stato così, autodifesa comunque. Vi aiuto, vi do un tema. Luca ha investito tutti i soldi guadagnati con UFO 02 per finanziare un artigiano di 86 anni che fa gatti con i tappi delle bottiglie. Quindi, adesso. Ma ti rendi conto? Tutto il nostro patrimoniale in mano a un over 80enne. Sei impazzito? Over è inglese però. Che supera gli 80enne. Oh. Innanzitutto ti ringrazio molto. Questo over ottantenne, no, over inglese, over, questo anzianotto parecchiotto, ok? Sì. Ok, ha detto che con i soldi che gli ho dato ci fa fare un sacco di soldi con i suoi tappi. Grazie. Ma tu davvero credi a queste scelleratezze, a queste fandonie? Sono i racconti di un pazzo come te. Pazzo! Devo ringraziarlo per forza. Aspetta, facciamo che tu però vieni a scoprire che Alessio ha distrutto la macchina tua perché l'ha fatta guidare a suo nipote che voleva imparare a guidare con le mani al posto dei piedi. Grazie, ma tu non hai proprio capito cosa hai fatto. Che cosa? Tu non hai proprio capito niente. Allora, tu hai preso la mia macchina senza il mio permesso. Senza il mio permesso. E l'hai data a tuo nipote, quello scornacchiato. No, non vale. Quello pieno di adulteri con. Quel birbone birbante di tuo nipote ha preso la mia macchina senza il mio permesso e si è andato dritto verso il muro. Grazie. Ma grazie con. Questi sono affari che non ti riguardano. Ma la macchina è sua. Mia. Mi sono confuso. Era, sembrava proprio la mia. Quante macchine avete?
Si è confuso. Grazie comunque. Potete ricordarvi il napoletano adesso, li ricordate. Tu ti stai zitto quando male nipote, capito? Quando è veritiero. Va bene, ok. Hanno riassunto tutto quello di prima. Ragazzi, molto probabilmente non tutto ciò che abbiamo detto è visibile in questo video. Per vedere le cose più non possono andare in onda, non si può dire. La trovate nella sezione abbonati, quindi abbonatevi per vedere non solo di questo video, ma di tantissimi altri video, tante clip esclusive. Come vi siete conosciuti? Perché a me sta cosa che in pandemia facevate i video sul balcone di Luca, ma in pandemia stavate già insieme, avete già fidanzati. Sì, no, voi. Tinder comunque è stata una scoperta incredibile. No, come si chiama l'altro? Grindr. Vedi che lo sai. Ci siamo conosciuti tantissimo tempo fa, ormai sono 13-14 anni. 2010. Quanti anni avevate nel 2010? Pochi. Ma dice quadrata di 23, penso 14. Va bene, sì, a scuola o vacanza. Sì. Eravamo a Sapri, in un villaggio turistico, e Luca era pieno di donne. Amiche. Amiche. Però immaginate Luchetto è sempre stato piccino. Perché però lui aveva Grindr. Quindi immaginate uno piccino sempre circondato da donne. Amiche. Oh, nessuno me l'ha data. Incredibile. Confermo. L'ha data a noi. È ancora vergine. Questa è stata la storia poi comunque. Per conoscere le donne che c'era Luchetto, ovviamente mica facciamo vicino alle donne, c'ha piacere. Conosciamo tu lui. Poi corda vocale sola. Corda vocale sola, ma con due testi. Quindi niente, alla fine conoscendo Luca abbiamo conosciuto le ragazze. E poi niente, le ragazze vanno e vengono, ma gli amici sono per sempre. Cosa vuol dire UFO 02? Cioè, da cosa deriva questo nome? Quale risposta vuoi? Quella vera, quella vera. Sì. È noiosa. È noiosa. È bello, e questo è bello. Praticamente noi quando facciamo il primo vero video virale, che era uno che facevamo Chitamo, non so se ti è mai capitato di vederlo. Perché se lo praticamente okay. Questo qua è diventato viralissimo. Io ho sempre avuto un po' la passione per streamare su Twitch, e quindi dissi: ah, Luca, no, voglio, ora che abbiamo un pochetto di pubblico, voglio streamare su Twitch. Però ci vuole un bel computer. Quindi, con il mio stipendio da farmacista, che era una cosina carina, decido di investire questi 2000 euro nell'impianto. Perché poi volevo il top. Certo. Me lo compro, no? E me lo compro sopra. Lui pagava, io sceglievo. Farmacista. Io sono farmacista. Questo sì. Vuol dire che tu comunque hai studiato nella vita. Io ho proprio la laurea, 6 anni sopra i libri. Cioè, tu sai le medicine. Sì, tu sì, sai sì. Leggere la calligrafia dei dottori. Sì. La grafia, sì, sì. Una volta ho letto una tachipirina che c'ho ancora la foto, era solo così. La signora c'era la febbre, c'avevi dolori, signora. Tachipirina 1000. Era tachipirina 1000, poi abbiamo chiamato il dottore perché poi siamo mai era tachipirina 1000. Lui ha una laurea, tu? Parliamo di 2000 euro per sì, comprare. Sì, 2000 come ho capito. Tu prendevi questo computer, Luca mi diceva tutte le caratteristiche, che poi non ho mai capito molto di computer. Compravo quello che mi diceva lui. Io compravo con i suoi soldi. Con i miei soldi. Ok. Feci questo computer, se tu mettevi le componenti su un sito per vedere che livello era, c'erano vari livelli, c'era barca a vela, sottomarino nucleare, e il mio era UFO. UFO. Era il più potente. Era il più potente dell'epoca. UFO. Venivamo da un altro nome su YouTube che era. Eravamo piccoli, era. Non lo vogliamo dire. No, ditelo. No, c'è una parolaccia non okay. Voluta. Non voluta, dentro. Non voluta. Ah, dillo senza. I Menet Strix comunque era. Ok. Non era tipo una, però c'è dentro i Mene, però vabbè. Per evitare di avere questo problema sul nome, dovevamo scegliere il nome un del nome canale nuovo. Twitch. Luca come Alessio non ci è mai piaciuto. Mai. Ok. Ma perché Luca Alessio, sai quanti ne esistono di Luca Alessio? Capito, ma già Maurizio un po' di meno, ma Luca Alessio proprio assai. E allora UFO però sono 3 lettere, buono, scriviamo UFO e non c'è. UFO 2 non c'è. Perché eravate in 2. È UFO 02, però scriviamo la lettera che fa più figo. Così. È UFO 02. Vabbè, questa è la storia vera. 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 Ora ditemi quella cazzata invece. Per volare in alto nello spazio e conquistare tutti i pianeti, siamo i migliori, siamo... Lui faceva il farmacista prima di avere successo sui social. Tu? Io ho sempre fatto attore di teatro. Mi sono diplomato in un'accademia a Napoli. Ho fatto un po' di musical in giro. Canti quindi? No, ballo. Okay. Cioè, mi piace ballare, però a cantare sono un po' bravissimo. Però durante il musical, boom, COVID. Quindi sono rimasto chiuso a casa. Certo. Non potevo più ovviamente fare niente. Allora è uscito TikTok in quel periodo. È andato forte in Italia. E noi abbiamo sempre fatto video. Per mia passione, certo. In realtà. Io da piccolo facevo video a 12 anni, io e la mia famiglia, io e papà, guardate, c'era su. No, però non li pubblichiamo, era solo per passione proprio di montaggio. Ok, okay. Di tutte le cose che sai. Sono curioso. Sa fare un sacco di cose. C'avevo una rubrica su Facebook, tutte le cose che so fare, era infinita. Di tutte le cose. Animazione di che tipo? Bambini, animazione bambini, adulto, animazione per bambini, fatto adulto, non il computer, animazione a villaggi. Esatto, ho fatto pure trampoliere, giocoliere sputa fuoco.
poco. Trampoliere ti serve per stare normalmente con le persone. E infatti io così ho iniziato. Cioè, comunque ho girato un po' nel mondo dell'arte. Infatti guadagnavo, facevo il grafico pubblicitario. Quello era il mio guadagno. Poi la mia passione lo seguivo a teatro. Il barbiere sa fare. Sì. Anche per finta. Vuoi fargli vedere come fai per finta? Guarda qua. Ahia, bravissimo. Dopo cosa fate? Cosa volete fare? Cioè, dato che... Dato che? Non pensavo veramente di fare... No, noi pensavamo... Ma tu che stai da 15 anni a fare questo? Io non ho capito, dato che cioè... Recitazione, voglio fare l'attore, vogliamo fare, se riusciamo, comunque qualcosa di più serio, quindi... Oh, che se riusciamo, ci riusciamo ci e riusciamo. Basta. Fare o non fare, non c'è provare. Spalletti. No, Yoda, ma vabbè. Ah, no, mi piace fare Yoda comunque. La mattina. Faccio la mattina. Ma veniamo al senso del video. Del video? Ma scuola di voce. Allora, Oddio. Vi piacerebbe imparare a parlare con la voce di qualche personaggio iconico? Avete mai fatto imitazioni? Ci ho sempre provato, ma non ci sono mai riuscito. Ma perché secondo me non si conoscono tanti imitatori napoletani. A me piacerebbe fare, piacerebbe imparare il siciliano, sai, quello là. Perché io ho la voce, sì. Però certe volte, vedi, non lo sto facendo, ma aspetta. Minchia Palermo vucciria. Fine. Ma tu invece? Io penso di avere una voce nasale. Quello che mi piacerebbe fare è provare a fare qualcuno proprio bello. Però tu non devi fare così. Che tu parli con un tono alto o un tono basso, di sempre, caro caro, è sempre morbido. È l'aria che deve cambiare. È l'aria che deve cambiare. Che hai fatto? Mi sto preparando per questo. Proviamo a abbassare la voce di Luca. Luca, hai fatto musical. Sì. Però mi hai detto che non canti. No, non, ma non hai mai fatto lezioni di canto? Ho fatto qualcosina, qualche riscaldamento. Riscaldamenti, sì, queste cose qua. Stavo impostato, mi stava mancando l'aria. Impostare non vuol dire non respirare. No, no, abbiamo iniziato con me. Siamo a scuola. Tieni una nota, no? Da quella nota tu puoi salire o puoi scendere. Quindi okay. Sulla nota che hai portato verso il basso. Perfetto. Parlaci. Però praticamente dovrei comunque ricordarmi. Ma sei una persona importantissima, Luca! Ti sento impostato. Sei importantissimo! Però sono impostato, ma sempre guarda, impo. Piacere, molto piacere. Ed è lì, secondo me, la bellezza della voce sta nella sua naturalezza. Il timbro è una cosa. Tu prendi il timbro che ti piace e lo utilizzi. Che poi usi un timbro basso. Ah, no, è il timbro. Ah, perché il diaframma è contratto. Quindi, timbro. Quindi proviamo a trovare questa naturalezza. Vai. La nota bassa era questa. Era questa. Era questa. Adesso appena l'hai trovata hai iniziato a parlare in italiano. Quanti quindi quando parlo con te così parlo italiano. Uè, ma come ti permetti? La lingua non è data dalla nota. Ah, no. Posso, che dici? Tutto a posto. A casa. Litigatevi come prima. Oh, ne mi sei ciabatta a posto. Ha cominciato in ciabatta, a me ne mi metto tutto in mezzo. No, già bellissimo. Scusate, però. Grazie. Bellissimo! L'orgoglio, Luca. Ora che abbiamo appreso queste nuove capacità, queste nuove caratteristiche, sì. Torniamo un attimo a un grande classico di scuola di voce: lo scherzo telefonico. Chiamare un parente, un amico, un conoscente, ma non dovete farvi riconoscere. A me è proprio impossibile. Ma certe volte in piazza, tipo che scendevo con gli amici, dicevo, ah, è arrivato Alessio! Ma tipo da lontanissimo, perché facevo, sono solo io che faccio così al mondo, cioè io sfido a trovare uno simile con la mia voce. Power. Tipo. Due diversi ne hanno trovati. Power. Pure lui c'ha. Hai mai sentito parlare, Power? Sì, ma lui però è proprio così, però. È proprio rago. Lui è proprio. Puscia, puscia. Ragazzi, oggi veramente questa giornata infernale non finisce più. A me va più sul pesantone. A me. Ma guarda, non ha cambiato tono. Io voglio che tu utilizzi quel tono che abbiamo trovato, però parli in italiano. Devo parlare in italiano. Sì, questo mi piace. Chi chiamerai? In base a cosa. In base a chi chiami? Chiamo Gaetano. Gaetano, chi è Gaetano? Mio cugino. Quanti anni già? 24. Che è ragazzino? 20... No, cosa? Perché si potrebbe chiamare Gaetano? Ha una multa in sospesa. Sì. Buongiorno signor Gaetano. Quello di Napoli. Ma lui mi capisce se. E chiama Andrea Pisani. Proviamo, sì, dai. Salve signor Pisani. Chiama Mario. Come gli dispiace che non ha risposto? Chiama Mario Caruso. Salve, buonasera signor Mario Caruso. Sì. Salve, la chiamo la motorizzazione di Milano. La sto chiamando per una multa a suo nome. Una Share Now. Ah, ok. Targata GG777OH. Il giorno 20 settembre 2023. Guardi, non so. Perché mi stai chiamando? Mi scusi. La sto chiamando perché abbiamo provato a prendere appunto il pagamento, ma non è andato a buon fine. Quindi le sto chiedendo se può recare. A buon fine il pagamento, quindi il pagamento era stato già
fatto. Esattamente, esattamente. Ah, ok. Ok, come posso... Mi puoi dire i dati, per favore? Allora, la targa GG777OH, sì? Il giorno 20 settembre 2023, uh-huh, e deve inviare un bonifico al signor Luca Sciarrillo. E più velocemente possibile. E più velocemente possibile, ma non devi inviare questo, non ti capito? La sì, sì. Stiamo girando un video e l'ho costretto a fare uno scherzo telefonico. E non doveva farsi riconoscere, e ci è riuscito. Ma assurdo, perché mi è arrivata a me la multa. Sì, sì, un politico strano, cioè ho fatto tipo un pagamento con una roba tipo della banca, quindi ho detto guarda. Ma comunque io avrei potuto dirti veramente un IBAN e tu avresti mandato i soldi comunque. Cioè, no, appena mi hai detto manda quest'IBAN, ho detto aspetta, che sta succedendo? No, ma che no, sta succedendo? Che mi sta dicendo? Ma quanto va dinanzi con gli scherzi telefonici? Grazie Mario. Grazie Mario, scusaci. Sono da 121 battiti. E non l'hai fatto tu. Non l'hai fatto tu. Ho una proposta adesso. Vai. Per voi. Ho un'idea. Vorrei ricreare il trend del daresti 5 euro un barbone. Ah. Dovete improvvisare. Adesso tutti e tre ricreeremo le varie scenette seguendo dei temi. Ah, che bello. Il nostro lavoro due anni fa. Chi fa il barbone? Di solito. Vabbè, vabbè, però non... stavolta dice solo grazie il barbone. Cioè, ma come lo dice però? Grazie. Okay. Saremo io e te a dare. Io sono il tuo compare, tu esatto. Doni, dai. Come se fossimo in una soap opera. Vai, sembra voluto fare. Che bellissima giornata oggi, Riccardo. Ma te gusta? Consuelo. È un barbone. Un povero uomo. Come? Ma che passato? Ma sta cantando, sai? Me tosse. Sono così schifato. Come me duele da sto schifo. Povero hombre tienes. 5 euro. Dagli del denaro. Gracias. Aspetta, Consuelo. Che pasa? Guarda. Guarda. È zio Carlos. Zio Carlos. L'ho scoperto. Io che avevo quasi comprato tutta la droga. Tutta la droga. No. Va bene. Bravo. Adesso come se fossimo nel mondo di Dragon Ball. Mortaggio. Dobbiamo trovare i 7 barboni del drago. Sono i barboni del drago. È un altro cartone però. Sì, ne vedo lì giù uno. Prezzo, vieni con me. Andiamo. Esprimi il tuo desiderio, giovanotto. Quanto ti devo per il desiderio? 5 euro. Ma guarda che fare, che fare. Ebbene. Grazie. Ebbene, chi dobbiamo affrontare? La droga. Colpisci. L'ultimo. Come se fossimo ambientati in una canzone neomelodica. Oh. Ah. Come se fossimo in una canzone neomelodica. Mi raccomando, è importante. Quella è Lady. Ma perché? Guardalo, mi fa troppo bene. Vienimi. Segno Gogo, 5 euro sono un sacco e sono go. È vero. E tu mi pigli. Ma che dici? Umano Gogo, si sta sa fottute sono go. No. Bravi. Bravi. Adesso la prova finale. Siete dei maestri del prova a non ridere. Si fa qualcosa. Siete dei maestri. Ma oggi faremo prova a non piangere. Vai. Chi di voi due è più bravo a non piangere? Lui con è la bravissimo, cipolla? Sai. Io non piango mai. Tu. Io massimo sudo dagli occhi. Prego, accomodati. La sbucciala, mi raccomando. Sì, sbucciala prima. È già taglia. Secondo me ti dia. No, avvicina. Ok. Buono, gnam. Devi sapere che noi abbiamo fatto tipo la genovese. Mamma mia. Mamma mia, ma sei un artista. Mamma mia, quello è il dito. Ma mi mangi pure quello, frate. Mi metto addirittura uno. Wow, andala. Non ci credo, no. Guarda là. Sei un artista. Guarda là, guarda. Pensa. Non piangere, non piangere. Male. Claudio, what the fuck? Bravo, bravo. Comunque io non piango per un cazzo. Posso alzarmi? Ma c'è pure io. Hai ragione. Ale, c'è una cosa nell'occhio.
intensifichiamo. Le sbuccia. Ma tutto professore! Adesso diventa. Prova a non piangere e a non ridere. Ma come si fa a ridere? Cipolla. Qui gatta cipolla. Questo già l'avevi fatta prima, sono preparatissimo. Ma sono ripetitivo io. Sono ripetitivo. Sono ripetitivo. Sono io ripetitivo. Stavo piangendo per la cipolla, ma qua la scella di Luca mi fa. Mamma mia. Ma che cazzo sei? Il lupo dei tre porcellini? Che cazzo soffi? Occhio al dito. Ah! Mi pizzica un po' l'occhio destro. Destro? Sai come siamo? Pulisci un po'. Sai come siamo quel Pokémon che si mangia sempre le insalate? Conditto. Conditto. Vediamo Maurizio, perché Maurizio, tu devi provare a non piangere. Vabbè, non mi posso alzare, io non sono te. Lei cucina? Buon soggiorno. Io una volta ho vinto un soggiorno a Parigi e non avevo il camion per andarlo a prendere. E soggiornato lì? Sì, 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 con Mike. Mike soggiorno. Questa è molto carina, questa è molto, molto, molto bella. Dai, vaffanculo. Dai, dai. Zero, no, non è zero. Anzi, mi ricorda la mia ex. Anche a me. La tua ex. Vabbè, noi abbiamo perso. Sì. Aurino, non mi invitare mai a pranzo di stasera. Qualcosa con la cipolla. E chi? Facciamo una mesata finale, tutti vediamo chi niente. Vabbè. No, è che ero abituato alla sua ex. Ecco perché mi ha lasciato. Sto usando la scuola perché stai piangendo. No, Luca, no. Guarda. No, dai, mica ho pianto. È lei che ti ha piantato. Va bene, ragazzi, sono molto contento di avervi avuto mio ospite. No, voglio essere venuti qui. Avete qualche progetto in ballo, qualche insomma tour? No, tour io no. Deve uscire il video completo sul nostro canale YouTube insieme a te. Fermi, quando esce? Esce domenica. E allora è già uscito. È uscito il video, la versione integrale del Prova a non ridere che abbiamo fatto anche insieme, qui tra l'altro con Fabio Rovazzi sul vostro canale YouTube. Assolutamente, sì. Con la nota quella là di prima. Mamma mia. Ovviamente in descrizione al video vi metto tutti i link dove potete trovare e successivamente bloccarli così da non ricevere. No, non ho mai visto uno che fa pubblicità così. Ma è proprio incredibile. È incredibile. Ma vediamo l'ora di ritornare. Ma vediamo la clip. Non c'è. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.